Amici di Serenio Web, questa mattina ci troviamo in compagnia del professore Francesco Orio, ricercatore salernitano fra i massimi esperti mondiali in endocrinologia ginecologica. Allora, lei lo scorso 12 dicembre è stato premiato a Parigi a Palazzo dell'UNESCO e ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale. Ce ne vuole parlare? Sì, è stata la medaglia d'oro conferita dalla Ligue Universelle du Bien Public, che è uno dei massimi, diciamo, organismi che conferisce onorificenze non soltanto a medici, anzi la cosa bella è che ero praticamente l'unico medico docente universitario e soprattutto italiano. Pensate che nella storia è stato dato a personalità come astronauti, come Armstrong, a presidenti americani, Roosevelt, Kennedy, quindi è stata sicuramente una forte emozione poi riceverlo proprio al Palazzo dell'UNESCO a Parigi, in una serata davvero che ricorderò per tutta la vita. È stata attribuita, sì, per meriti fondamentalmente scientifici, si legge nelle motivazioni, poi sono anche riportate proprio nel sito ufficiale della Lega Universale del Bene Pubblico, appunto per le ricerche in campo medico e soprattutto endocrinologico. Lei ha già detto endocrinologia ginecologica, in particolare sulla sindrome dell'ovaio policistico e studi quindi sui disturbi del ciclo mestruale. Ma le motivazioni recitavano anche per il grosso interesse dimostrato per la diffusione del sapere, della cultura in campo medico e in particolare endocrino, anche sotto forma di campagne di screening, di prevenzione, che noi ad esempio proprio qui a Salerno stiamo portando avanti ormai da anni. Quest'anno sarà la quinta, si terrà il mese tra febbraio e marzo la quinta giornata salernitana per la prevenzione delle malattie della tiroide, quindi non soltanto chiaramente endocrinologia ginecologica, ma anche endocrinologia in sé per sé, ossia la prevenzione delle malattie della tiroide, appunto mediante screening di ecografie e soprattutto nel mondo scolastico. Lei quindi costituisce un vanto per Salerno a livello internazionale, ma qui a Salerno c'è meritocrazia nel suo settore? Più che parlare di Salerno, parlerei in generale dell'Italia, il sistema Italia, e l'ho anche detto in altre circostanze. È difficile e arduo fare ricerca in Italia, però poi quando si va fuori sono quasi sempre appunto i cervelli italiani a spiccare e a prevalere anche sulla efficienza talvolta di altri paesi meglio organizzati come la Germania e gli Stati Uniti. Quindi in mezzo a miriadi di difficoltà ci si barcamena e praticamente ricordiamo che prima o poi il petrolio finirà, ma la mente umana, l'intelligenza non si esaurirà mai. Va bene, allora noi la ringraziamo e la salutiamo. Grazie a voi. Thank you.